Questo tema lo sottopongo al collega qui presente Mauro Marino, che sicuramente sarà noto a tutti voi. Lui è animatore del Fondo Verri e direttore di Spaggine della Domenica. Prego, Mauro. È direttore di Spaggine della Domenica? No, perché sì, cioè, sono direttore, però diciamo, è una testata irregolare, nel senso che non è una testata registrata, per cui anche un po' volutamente, almeno in questa fase, perché nasce dopo un'esperienza in un giornale, in un quotidiano, Il Paese Nuovo, che è uscito per un periodo diciamo, in città, a Lecce, nel Salento. E poi dopo quella fase diciamo, di giornalismo attivo, cioè io ho diretto anche la testata, ero entrato nel Paese Nuovo per la cura delle pagine culturali e poi sono diventato direttore della testata, per cui per un periodo abbastanza lungo ho curato il coordinamento editoriale, la redazione, tentando anche di praticare un discorso differente sul fare quotidiano, sul fare giornale, forse per un vizio diciamo, mio personale, venendo dalle pagine di cultura, mi interessava comunque un quotidiano che non seguisse assolutamente a forza la notizia, anche perché poi i quotidiani sono tutti molto simili, no? Anche se guardiamo i telegiornali, cioè ogni telegiornale si ripete, almeno a mio avviso è uguale. Per cui il tentativo con Paese Nuovo era quello di fare un giornale che avesse come mira, prima di tutto, il piacere della scrittura per i giornalisti, che non è una cosa scontata, perché in molti praticanti con cui ho avuto a che fare, proprio il problema della scrittura era. Non era il problema, cioè non c'era questa necessità di scrivere, cioè di poter scrivere bene oppure di poter fare una propria ricerca nel rapporto con l'informazione. Per cui, diciamo, Spaggine della Domenica nasce dopo questa esperienza, lo dice la parola stessa, è un giornale che vive di spagginature, di spazi che sono sempre sul limite, sul confine fra i generi, fra le questioni che possono essere la politica, la cronaca, l'opinione, ed è costruito, un po' come diceva Lussi, dai cittadini, perché le persone che lavorano con me in Spaggine, nessuno, quasi nessuno è giornalista, forse nessuno è giornalista, sono tutte persone che amano essere attente, essere presenti nel quotidiano della città, del territorio, essere sempre in allerta sugli accadimenti della cronaca anche nazionale e internazionale e amano esprimere un'opinione sulle cose che ascoltano, che vedono, che leggono. E per cui, diciamo, siccome quest'area di persone era l'area che in qualche modo io ho aggregato nelle pagine di cultura del Paese Nuovo, che era come una piccola enclave dentro la redazione, di queste persone indipendenti che comunque amano la scrittura. Per cui a un certo punto, venuto meno il quotidiano, era un peccato perdere questa iniziativa dei cittadini, spontanea di alcune persone, per cui avendo poi imparato a fare giornale, avendo imparato a impaginare, a costruire proprio le pagine, ho continuato, per cui abbiamo come Fondo Verri fondato questa testata, che appunto è una testata non registrata, riferendomi io poi a un'esperienza precedente a quella del giornalismo del Paese Nuovo, che è quella che un po' ha generato la mia voglia e la mia necessità di praticare il giornale. È scomodissimo parlare così, cioè, è proprio una cosa un po' surreale, cioè, perché, vabbè. Dicevo, cioè, l'esperienza da cui
Io provengo, è un'esperienza tutta di movimento, cioè io praticamente ho incominciato a pensare negli anni 70, cioè sono nato negli anni, nel 56, ho cominciato a pensare negli anni 70, cioè negli anni 70 ho definito le mie pratiche di autonomia espressiva in qualche modo. E gli anni 70 sono stati una grande palestra del fare giornale. C'erano queste cose che si chiamavano fanzine, no? Quello un po' dopo veramente, però negli anni 70 i volantini, cioè tutta una pratica di movimento, il Tazebao stesso, no? I manifesti scritti con i pennarelli, cioè erano una forma in cui i movimenti inventavano gli strumenti di una pratica informativa e soprattutto controinformativa che doveva avere dei supporti, cioè doveva avere anche delle passioni perché questi supporti fossero riempiti di contenuti. E per cui, diciamo, in quell'ambito a me ha sempre interessato molto stare al ciclostile, stare alla fotocopiatrice, stare alla... e via via fino a poter licenziare ogni sera un giornale, oppure in questo periodo ogni sabato chiudere il giornale che poi la domenica è in rete, perché Spaggine è comunque un giornale che esce in rete, non avrei la possibilità di stamparlo, e questa è la grande opportunità della rete, insomma, di poter costruire anche dei buoni prodotti che vengono veicolati, diciamo, a livello gratuito, perché Spaggine non ha costo, cioè non è neanche scaricabile, cioè è scaricabile, è costruito come un giornale, perché un giornale è sfogliabile, non è un sito. Io lo carico il PDF su Issu, che è un portale, diciamo, che dà questa possibilità di mostrare il PDF in maniera sfogliabile, per cui la cosa che mi piace fare è costruire le pagine comunque, cioè dare una forma di giornale a quello che, diciamo, la settimana mi porta in dono, cioè come dono della scrittura delle persone. Io penso che sia molto importante comunicare alle persone che è possibile scrivere, cioè io credo molto nella scrittura ed è una delle pratiche, diciamo, fondanti del Fondo Verri, che è l'associazione culturale a cui io mi faccio riferimento, è quella della diffusione della pratica della scrittura e della narrazione di sé. Io per esempio adesso dovrei stare nel carcere di Lecce, dove stiamo conducendo da ormai un mese e mezzo un laboratorio di scrittura con un gruppo di detenuti, proprio perché la valorizzazione delle storie, delle narrazioni, dei racconti, delle persone ha, secondo me, una priorità assoluta, specialmente in questo contesto dove le notizie vivono una sorta di loop, no? Cioè di continuo ritorno. Oggi ero furioso quando sentivamo le notizie da Genova dell'ennesimo, cioè non ha senso, no? Cioè, dove sta il senso di questo inseguimento allo straripamento di un torrente che puntualmente si rinnova quando piove? Cioè, e tutto questa ansia anche dei cronisti, cioè di ridare una verginità a una notizia che ormai è solamente una coltellata nell'animo delle persone, perché poi si capisce benissimo che nulla è stato fatto dallo scorso disastro, per cui diciamo, è molto più importante andare a sentire altre storie, cioè andare a cercare anche dei luoghi dove magari le storie, poter raccontare la propria storia è rigenerante di uno stare al mondo. In questa esperienza che stiamo facendo nel carcere di Lecce, che ha come obiettivo un radiodocumentario, no? Costruito con i racconti dei detenuti e dei tossicodipendenti dei CERT di Lecce e di San Cesario, c'è proprio questo credere che la narrazione di una storia sia poi rigenerante della persona che l'ha raccontata. Cioè, in qualche modo, un detenuto mi diceva: ah, mi piace perché mi scarico, cioè scrivo e mi scarico, cioè, e che era una scoperta per lui, no?
cioè era molto importante questa cosa. E per cui Spaggine in qualche modo vive di questa dimensione plurima di un lavoro sia sul fronte culturale sia sul fronte del fare rivista, del fare giornale. Io non saprei altro che... Io passerei la parola a un altro relatore oppure... Allora, adesso sempre a proposito di giornalismo appunto fatto dai cittadini, vorrei invitare qui Salvatore Papa, direttore di Cupagri, il bollettino del Gal Valle della Cupa. È un bollettino bimestrale che esce grazie appunto al supporto del Gal Valle della Cupa ed è fatto interamente dai cittadini, quindi non parliamo di giornalisti ma cittadini, e lui è il direttore. Prego Salvatore. Grazie. Grazie innanzitutto per l'invito a queste giornate, a questa sessione in particolare. Hai detto bene, è effettivamente un giornale che vive anche della partecipazione dei cittadini. Ovviamente il nostro contesto di riferimento sono i 12 comuni che sono ricompresi nei territori del Gal, o meglio della Valle della Cupa. Non tutti sanno ancora, dopo anni di lavoro, che c'è un gruppo di azione locale che si chiama Gal Valle della Cupa. È uno dei 25 Gal pugliesi che in pratica si occupa di fare un po' da cabina, io lo dico in parole molto semplici, fare da cabina di regia per una serie di investimenti che possono essere proposti in settori agricoli e non agricoli, in particolare al mondo, mi riferisco al settore della ricezione turistica, alberghi, agriturismi, masserie didattiche e tante altre attività di formazione e di informazione. Quindi il Gal, con i suoi strumenti, con il suo staff, si offre come punto di riferimento per questi 12 comuni intorno al capoluogo leccese per dare notizie e informare delle possibilità e delle iniziative che ci sono in merito a questo settore. Uno strumento utilizzato dal Gal è appunto questo bollettino. Perché la partecipazione dei cittadini? Noi innanzitutto abbiamo adottato sin dal primo numero, io vengo da un'esperienza giornalistica televisiva, io lavoravo in una televisione locale di Lecce Cavallino, si chiamava la TV, e come molte emittenti locali purtroppo è stata chiusa perché il momento non è dei migliori e quindi anche le aziende televisive, anzi soprattutto le aziende televisive in quanto diciamo fornitore di servizi, sono state tra le prime ad essere colpite, perché le aziende eravamo quasi tutte attività aziende commerciali, quindi con un editore che prendeva i finanziamenti esclusivamente dalle aziende locali, e purtroppo venendo meno le piccole, quelle poche aziende locali che c'erano, anche noi abbiamo sofferto in prima persona questo problema di questa famosa crisi qua. E quindi vengo da un ambiente, da un mondo televisivo in cui tutto era raccontato con immagini, con riferimenti video, e l'idea di ritornare al vecchio lavoro della carta stampata e della partecipazione e soprattutto del confronto con i cittadini è stato sicuramente uno degli aspetti più interessanti di questa iniziativa che è stata portata avanti con il Gal dal 2013 e adesso continua nel 2014. Io vi volevo parlare un attimo del marchio, di come nasce questo giornale, che è un bollettino di informazione che ha cadenza bimestrale, viene redatto in una redazione che abbiamo costituito all'interno del gruppo di azione locale qui di Trepuzzi, e ci sono dei collaboratori che insieme a me stilano ogni bimestre una serie di articoli, o meglio di argomenti da trattare e da approfondire, e generalmente la trattazione e l'approfondimento viene fatto e in maniera giornalistica e in maniera specialistica con ovviamente
i tecnici locali, i tecnici interni del GAL, ma soprattutto anche prendiamo quasi sempre spunto da tutte le proposte che vengono portate avanti dai cittadini delle aree dei 12 comuni. Cupagri nasce nel 2013 come un marchio che vuole essere poi riconoscibile nel tempo e vuole identificare una serie di manifestazioni, attività fieristiche, attività di informazione e di formazione, e diviene anche questa pubblicazione. È una pubblicazione che vuole parlare e promuovere e informare su settori che vanno dal settore turistico ricettivo alle attività artistiche e culturali, alla peculiarità, promuovere le peculiarità enogastronomiche dei territori delle 12 terre del GAL e del Valle della Cupa, e quindi assume questo marchio che da 2 anni cerchiamo di portare avanti, anche identificando un salone appunto chiamato Cupagri, che viene allestito durante un evento particolare a Novoli, che è quello abbastanza conosciuto della Focara di Novoli o Festa del Fuoco. Ha una finalità in linea con le attività finanziate un po' è un giornale, potremmo tra virgolette definirlo istituzionale, perché comunque ha il ruolo di informare gli operatori della Valle della Cupa e i cittadini sulle opportunità che vengono offerte al territorio e quindi ai comuni che fanno parte della Valle della Cupa. E quindi si presenta come uno strumento di facile lettura, a vari argomenti affrontati, soprattutto riguarda tematiche di approfondimento su quello che è definito il piano di sviluppo rurale. Io parlerò di queste cose poi spiegando sinteticamente questi acronimi PSR, GAL, cosa sono, così almeno abbiamo un'idea abbastanza chiara. Sono comunque delle possibilità che vengono offerte ai cittadini e alla cittadinanza per aprire nuove imprese, per dare alle vecchie attività agricole, in campo agricolo, anche nuove prospettive di sviluppo, fare ospitalità, fare delle proprie masserie o dei propri agriturismi o delle proprie masserie, anche attività che possono essere condivise con le comunità locali, fornire, essere soprattutto soggetti in grado di attrarre flussi turistici. Certamente un ruolo ce l'hanno questi GAL, soprattutto questi del Nord Salento, in particolare quello del Valle della Cupa, da un po' di anni sta facendo parlare di questo territorio. Territorio che fino a 10 anni, 7-8 anni fa, era completamente sconosciuto ai più. Si parlava soltanto delle marine, dei soliti posti nel Salento, quali Gallipoli, Otranto, della bella città del barocco di Lecce, ma non si parlava delle ville di Monteroni, delle masserie che ci sono nel Nord Salento, dei prodotti tipici che possiamo, per fortuna noi che siamo qua, quotidianamente assaggiare, e altri invece che vengono da altri luoghi non sapevano nemmeno che esistessero, dell'arte figula degli artisti, dell'arte figula di San Pietro in Lama, tante peculiarità che noi siamo andati a riscoprire e soprattutto a valorizzare. Ha una duplice fruizione, è stampato sia su carta, è distribuito in 10.000 copie in tutti i comuni dell'area, ma è anche fruibile, sfogliabile su internet, sul sito istituzionale del GAL Valle della Cupa. Diciamo che i 12 comuni dell'area, li enumero così anche per conoscenza personale, non si conoscono molto spesso, sono oltre Squinzano e Trepuzzi, Arnesano, L'Equile, Novoli, San Donato, San Cesario, San Pietro in Lama, Surbo, Monteroni, Cavallino e Lizzanello, sono tutti quindi i comuni dell'area intorno al capoluogo pugliese. E il territorio è abbastanza vasto, sono circa 250.000 km quadrati,
e la popolazione complessiva si aggira intorno ai 110.000, quindi gli utenti potenziali di questo nostro bollettino di informazione, diciamo, sono un buon numero da testata. Pensiamo che il quotidiano fa 250.000 contatti medi generalmente quotidiani, quindi diciamo che un buon riferimento di pubblico ce l'abbiamo. Quindi con Cupagri si è ritenuto che cultura non fosse soltanto la formazione o l'istruzione, ma un insieme di caratteri tipici, letterari, tradizionali, che caratterizzano quindi un popolo e soprattutto sono identitari di una, di un territorio. Gli eventi, i focus rilevanti che sono stati analizzati da Cupagri nell'arco di queste 10-11 uscite sono stati diversi. Ovviamente siamo partiti da quelli che possono o dovrebbero diventare i momenti di maggiore attrazione dal punto di vista turistico. Siamo partiti da eventi spettacolari, quelli che si stanno succedendo negli anni a Novoli, con la Focara, e anche tantissimi eventi religiosi che ricordano tradizioni locali, e ne abbiamo dato contezza, ne abbiamo dato illustrazione a quanti anche non conoscevano che in quel comune, che in quel territorio si celebrasse la Madonna, la Madonna Assunta in quel modo, o ci fosse quella sagra celebrata in quella maniera e in quel modo. Oltre a questa attività legata sicuramente ad una promozione del territorio, ovviamente Cupagri non può fare a meno di parlare di anche aspetti normativi, norme, interpretazioni delle norme, perché i finanziamenti o tutto quello che avviene o che viene erogato attraverso il GAL e i vari GAL vengono erogati attraverso dei bandi che spesso sono di facile lettura, ma spesso tra le righe anche nascondono delle insidie soprattutto di carattere esplicativo, e poi vengono approfondite con la partecipazione di esperti contabili o responsabili addirittura di misura, che danno le loro definizioni e sicuramente inquadrano meglio del lettore semplice, del lettore anche più attento, il problema, e inquadrano la soluzione. Perché giornalismo attivo? Giornalismo dei cittadini. Noi abbiamo impostato sin dall'inizio questo bollettino in maniera tale da chiedere ogni volta che predisponevamo un numero a tutti i cittadini, attraverso i comuni, attraverso gli uffici informativi dei comuni, di sollecitare o comunque promuovere discussioni in merito a determinati argomenti. Ogni numero, quindi, ci siamo fatti carico di recepire le proposte che provengono dai 12 comuni. Ovviamente i nostri interlocutori sono spesso i comuni, le sedi istituzionali e gli URP o comunque gli uffici delle relazioni con il pubblico di tutti i comuni che fanno parte dell'area. E quindi attraverso queste strutture abbiamo incanalato argomenti, domande e discussioni che poi sono state approfondite nell'ambito del... Ci serviamo anche di strumenti oramai all'ordine del giorno, quotidiani, ovviamente social network, Facebook strumenti che necessariamente si devono utilizzare, attraverso i quali chiediamo la partecipazione sia sugli argomenti sia su determinate materie a tutta la cittadinanza a cui ci rivolgiamo. Abbiamo introdotto anche in molti articoli del bollettino anche un QR code nel quale diamo maggior spazio alla voce dei cittadini attraverso le interviste, attraverso dei link di collegamento con i canali fruibili su internet, e quale ci sono degli approfondimenti che magari nelle poche pagine di un giornale non riusciamo a denucleare, e quindi attraverso questo strumento sicuramente riusciamo ad avere
più spazio e dare anche degli approfondimenti ad argomenti, tematiche che abbiamo seguito nel corso di questi 2 anni di attività, utilizzando questi strumenti che sono ormai di uso quotidiano, però visto che ci sono è meglio utilizzarli al meglio. Certo. Io sono per un tipo di informazione che dovrebbe essere fatta in maniera professionale, fatta da utenti esperti o comunque predisposta da professionisti del settore, che però deve lasciare molto spazio e ampio spazio al contributo che viene da parte della cittadinanza e del territorio. Sicuramente è un prodotto editoriale nuovo che muove i propri passi in un ambiente istituzionale in cui gioco forza bisogna seguire delle direttive, ma al di là di questo riteniamo che anche con questo strumento si sia dato uno strumento di informazione e soprattutto di approccio a determinate materie che fino a poco tempo fa non si conoscevano o perlomeno non si aveva nemmeno contezza che ci fossero, nonostante si dica siamo nell'epoca della comunicazione e quindi tantissime notizie ci giungono da tantissimi luoghi, da tantissimi input, però poi diventa difficile riuscire a districarsi, difficile riuscire a capire e a catalogare quali siano quelle che possono servire maggiormente al cittadino, all'utente o all'imprenditore o al cittadino che vuole conoscere quello che gli accade intorno. Noi ci mettiamo tutta la nostra buona volontà per creare delle pagine quanto più chiare anche nell'esposizione, anche affrontando argomenti di tipo tecnico. Cerchiamo di dare spiegazione e riferimenti, soprattutto sono sempre quelli che mancano, gli uffici, le istituzioni delegate a rispondere a determinate domande, perché riteniamo che siano degli strumenti utili ai cittadini per districarsi anche nelle attività imprenditoriali o anche delle semplici attività di informazione o di conoscenza di quello che viviamo quotidianamente o che ci accade intorno. Ecco, abbiamo visto quindi, grazie a Spaggine e a Cupagri, due esempi in cui appunto è il cittadino a mettersi in gioco in prima persona e a creare dal basso delle informazioni, quindi delle news. Questo avviene anche a prescindere dal contenitore, esso sia un sito o un file PDF o un bollettino cartaceo. Tutti i giorni vediamo che su Facebook qualsiasi evento è in diretta, noto a tutti, e chiunque può farlo con una foto, con un video. Quindi notiamo proprio questo movimento che parte dal basso, dai cittadini, e che inevitabilmente è un sintomo di innovazione sociale che viene appunto dal territorio, proprio perché non è controllato dall'alto. Non c'è un giornale con un direttore che ti dice in che modo scrivere il pezzo, il titolo piuttosto che il contenuto, o un editore anche con finalità politiche. Qui adesso c'è il capovolgimento del giornalismo tradizionale. Non è detto che questo sia un bene, infatti stamattina con chi c'era, il ragazzo là in fondo, sì, si parlava proprio di questo. Allora uno poi si chiede, ma allora chi ha studiato per fare il giornalista cosa fa? Su quali strumenti impara? In che modo può sempre fare al meglio la sua professione? Certo, questo è un processo inarrestabile, in cui non è più il giornalista una professione statica, ma lo possiamo essere tutti, con il nostro tablet, con il nostro smartphone. E un altro esempio di cittadini che si organizzano appunto dal basso sono le social street, nate a settembre del 2013 a Bologna, da via Fondazza, una piccola strada di 400, dicevi, abitanti a Bologna. Metri.
metri. 400 metri che grazie a una pagina Facebook hanno creato un gruppo attraverso appunto il quale socializzare e fare attività insieme. Anche in questo caso la direttrice principale è questa, che tutto parte dal basso. Non ci sono condizionamenti, non ci sono indicazioni politiche nella scelta degli argomenti da trattare, piuttosto che degli eventi da fare per il bene della strada. Invito appunto a parlare delle Social Street e di Via Fondazza Federico Bastiani, che è il fondatore anche della prima Social Street in Italia. Okay. Allora, buonasera, io sono qua in veste di, sono anch'io un giornalista, però sono qua per raccontare invece una storia iniziata per caso, per scherzo direi, un anno fa, appunto in Via Fondazza, ed è praticamente la storia di una piccola idea, perché molti la definiscono adesso un movimento, è semplicemente un'idea che è banale, che ha preso piede in tutta Italia, adesso anche all'estero, ed è semplicemente la riscoperta delle relazioni, tutto qua, vivere la città in modo diverso, tornare a salutarsi, a socializzare, tutte cose che direte voi dovrebbero essere scontate e banali, ma purtroppo non è più così. Quindi vi ho preparato una piccola presentazione dove vi racconto un po' com'è nata, come si fa nel concreto, un po' di analisi e l'utilità, insomma, sociale che questo fenomeno può avere, e poi il rapporto anche con le istituzioni della pubblica amministrazione. Allora, tutto è nato nel settembre del 2013. Io mi sono trasferito a Bologna, vivo già da 3 anni in questa strada, appunto di 400 metri, e dopo 3 anni che vivevo lì non conoscevo nessuno dei miei vicini di casa, neanche le persone del mio palazzo, perché chi abitava al piano di sopra faceva la cameriera, quindi lavorava, quando io tornavo da lavorare l'altra usciva, quindi per 3 anni neanche nello stesso palazzo ti incrociavi con le stesse persone. Quindi mi sono trasferito in questa città e i modi di socializzare sono quelli classici, cioè attraverso gruppi di interesse, magari se vai in palestra fai amici alla palestra, se sei a lavorare con quelli con cui lavori, e pensavo, perché non socializzare, creare un gruppo con chi abita accanto a te, no? Ormai siamo abituati a pensare a vicini di casa uguale problemi tipo assemblee di condominio, no? Quindi c'era qualcosa che stonava, era un po' una sfida. Però dicevo, vabbè, probabilmente ognuno vuole fare la sua vita, non vuole vivere la propria, diciamo, la propria individualità, e va bene così. Poi quando mi è nato un bimbo, e quindi io ho la mia famiglia, anche quella di mia moglie, che vivono lontano, lo vedevo sempre giocare da solo, no? Quindi il click è stato proprio in quel momento, quando lo vedevo giocare nel salotto, da solo, come sempre, e aprendo la finestra sentivo delle voci di bambino da qualche parte che uscivano. Però dicevo, come entrare in contatto con queste persone senza essere invadenti, magari per vedere se avrebbero, in che modo avrebbero risposto a un desiderio di socialità. Allora ho detto, facciamolo a costo zero innanzitutto, non volevo creare né l'ennesima applicazione, che ce n'erano già tante, piattaforme, niente. Ho detto, utilizziamo quello che la tecnologia mette a disposizione, quindi Facebook, che di solito è pensato per mettere in contatto le persone che abitano a migliaia di chilometri di distanza, ho detto proviamo ad utilizzarlo per mettere in contatto le persone che stanno a pochi metri. Quindi l'esperimento, diciamo, è andato piuttosto bene, perché dalla prima, che cosa ho fatto? Quindi ho creato questo gruppo, ho stampato dei volantini dove esprimevo la mia richiesta, diciamo, di socialità, volevo semplicemente conoscere i miei vicini in modo disinteressata. Ecco quali sono appunto questo è uno dei punti importanti in cui si fonda il Social Street, cioè questi gruppi nascono
questo ci tengo a sottolinearlo, perché molti collegano le social street ai nuovi fenomeni tipo la sharing economy, quindi ci si mette insieme per qualcosa, quindi per c'è bisogno di condividere delle necessità o scambiare le cose, non è anche questo, ma non è questo, non è il motivo di partenza. Il motivo sembra semplicemente creare relazioni sulla base di un vicinato, perché l'ho chiamato social street e non quartiere magari, no? Che adesso nascono anche nei quartieri, però l'idea originale era proprio stabilire un territorio ben delimitato, molto stretto, perché penso ancora che i piccoli numeri siano la qualità, non è che sono le grandi comunità o grandi gruppi di 2.000-3.000 persone quando poi attivamente sul territorio si ritrovano sempre i soliti, no? Quindi ho detto proviamo a vedere che risposta avrei avuto diciamo da questa mia richiesta di socialità. Nel giro di 2 settimane c'erano già 90 di persone, quindi già questo con mia moglie dicevo ma se ci saranno 20 di persone che rispondono, perché poi attaccavo dei volantini in strada, qualcuno li toglieva, quindi in modo molto tutto informale, senza un'organizzazione in questo. E invece le persone hanno subito iniziato a rispondere. Qui alcune definizioni di come ci hanno definito alcuni, visto che ormai parlano di social street nei vari convegni in giro per l'Italia, ogni tanto guardo su internet come definiscono queste social street e quindi sono un po' questi. Quello che mi piace di più forse è acceleratore di fiducia, perché in realtà social street non fa niente di nuovo, crea soltanto un involucro, diciamo così, dove poter ripartire e riattivare i legami sociali, e dopo vi spiego un po' come questo avviene con degli esempi concreti. Quindi, come dicevo, molto semplicemente creazione di un gruppo chiuso, perché è importante sapere chi entra, cioè le persone devono essere realmente vicini di casa e non della vicinanza, quindi volantinaggio attraverso poi magari attività commerciali che diffondono questa idea, e poi raggiunto un numero minimo di partenza le inseriamo tutte nel sito delle social street. Abbiamo utilizzato appunto Facebook perché, come dicevo, è molto semplice, cioè più o meno lo usano, è l'applicazione più usata, molte persone hanno, se uno prende il cellulare di una persona magari c'ha 20 applicazioni, ma al giorno ne usi una, due, quindi ho detto non andiamo a complicare le cose. Non ci sono password, non ci sono iscrizioni, non c'è modo di registrazione, uno può entrare e uscire da questi gruppi in modo del tutto libero. Questa è stata anche un'altra qualità che ne ha... ne ha aiutato la diffusione, perché oggi ad un anno di distanza ci sono 344 social street, 310 in Italia, il resto sono divise fra Portogallo, Nuova Zelanda, Brasile e adesso in Germania stanno nascendo le prime. Quindi abbiamo coniato un po' questo slogan, questa foto un po' carina l'ha fatta un giornale argentino, il Clarín, quando è venuto a fare un servizio e dovevano rappresentare dal virtuale al reale, perché un po' lo slogan è questo, cioè utilizzare le piattaforme di internet, ma l'obiettivo non è stare sull'online, è stare nell'offline, portare le persone in strada, incontrarsi, socializzare e poi vedere da queste relazioni cosa può nascere e dopo vediamo che cosa. Quindi il primo contatto per esempio è come funzionano questi gruppi, uno si iscrive in questo gruppo e diciamo il contributo che può dare ai propri vicini di casa può essere anche a livello di condivisione delle informazioni, che non è un dettaglio da poco. Ci sono un sacco di persone che si trasferiscono in una città, non conoscono il territorio, non sanno per esempio, non so, chi deve scegliere il medico di famiglia, no? Se vai all'ASL ti danno una lista di nomi, però sono nomi per quella persona appena arrivata. Allora, perché è più comodo usare magari il vicino di casa che... di cui ti puoi fidare, che ti possono dare le informazioni, perché uno può usare anche internet, ma comunque sono fonti, oppure anche semplicemente qual è un locale più dove si spende nel modo giusto, magari uno può andare su TripAdvisor, certo, però su TripAdvisor ci sono 10.000 commenti di sconosciuti, no? Quindi molte persone preferiscono avere 3 commenti di una persona che conoscono piuttosto che 10.000, che poi non si sa se lo scrivono direttamente chi gestisce la pagina o meno, insomma. Quindi questo è quello che avviene, scambio di opinioni, si inizia a conoscersi o come e si possono creare anche delle prime occasioni di socialità. Qui ho riportato un post di un gruppo dove una persona si era
si era appunto, aveva bisogno di una di un trapano, no? Una banalità. Oggi siamo abituati a pensare che se uno ha bisogno di un qualcosa, cosa fai? Ti serve un trapano, vai magari al supermercato, insomma a un negozio, e compri il trapano e risolvi il problema. E non siamo più abituati a pensare invece a condividere le cose. Quindi questa ragazza, per esempio, prima di operare con questo modus operandi, ha detto: beh, proviamo a vedere se c'è qualche vicino che lo ha. E i vicini c'erano, ci sono non solo vicini che lo prestavano, c'erano i vicini che andavano anche fino a casa e aiutavano a fare il lavoro addirittura, no? Quindi queste sono le prime occasioni che consentono di passare, diciamo, dai primi contatti virtuali, ma bene o male sei costretto a conoscere le persone, no? I tuoi vicini di casa. Dopodiché qui si passa al reale, come fanno alcune social street, e quindi cominciano a organizzare degli eventi social, delle social dinner, visite ai musei insieme, trekking urbano, richieste di aiuto, insomma un po' di semplicemente scambi di oggetti. Per esempio qua era anche qui con la stessa modalità di prima, c'era un ragazzo qua di Bologna che doveva partire per un viaggio, aveva bisogno di pesare una valigia, non aveva una bilancia, invece di andarla a comprare dice: vabbè, magari c'è un mio vicino di casa che ha una bilancia, no? Sono banalità queste, però tutti questi piccoli scambi poi dopo sono stati utili per andare ai passi successivi. Quella ragazza, quindi si sono conosciuti con questa banalità, quella ragazza adesso la settimana scorsa l'ha aiutata a organizzare la prima festa di strada, per esempio. Quindi metti in circolo della virtuosità, diciamo. O qui, per esempio, questo ragazzo aveva degli ospiti inattesi la sera stessa, non sapeva dove ospitare, aveva bisogno di una brandina, un post su Facebook, 2 minuti, subito la persona che si precipita a aiutare il proprio vicino di casa, no? Qua siamo a Milano, per esempio, c'era una signora che adora fare le torte, quindi ha aperto le porte di casa e diceva: chi vuol venire, o insegno io a preparare i dolci, quindi così per stare insieme. O semplicemente qua siamo a Ferrara, no? C'è un esperto che aveva appunto questo telescopio, quindi la notte di San Lorenzo ha invitato tutti i vicini di casa per stare insieme. A Via Dusi, addirittura qua a Bologna, organizzano tutti i sabati pomeriggio degli appuntamenti fissi, dove i vicini di casa possono tornare a avere dei punti di riferimento, uscire appunto dal virtuale e avere invece dei punti in strada in cui possono ritrovarsi e socializzare. Qua siamo ad Arona, hanno organizzato delle mamme della strada dei giochi per bambini in piazza. Lo stesso per le librerie, no? C'è che le librerie, qua abbiamo la Social City di Tricase, per esempio, che ha messo a disposizione la propria libreria in casa, ma c'è chi lo fa in strada, quindi se le persone si ritrovano a costruire delle mini librerie book crossing, chi lo fa utilizzando dei negozi, chi lo fa condividendo dei file su Facebook dicendo: io abito all'85 e ho questi libri, io abito all'84 e ho questi libri, no? Quindi le persone cominciano a condividere piccole cose, ma che sono occasioni di socialità. Questa è un'altra idea carina che abbiamo avuto per portare le persone fuori da Facebook e tornarle a far incontrare strada. È stata un'idea di un residente che io non avrei dato assolutamente credito, invece mi sbagliavo. È un fotografo abbastanza bravo che lavora per la Leica macchina fotografica, e lui ha detto: metto a disposizione tutta la mia strumentazione, organizziamo un set fotografico in strada, invitiamo i vicini di casa a farsi fotografare e organizziamo una mostra fotografica giusto per conoscere, per sapere chi c'è. E io lì per lì ho detto: bah, sicuramente, cioè l'avevo subito stroncato, perché ho detto, pensavo già ai problemi della privacy, autorizzazioni, quindi ho detto: ma sicuramente le persone non risponderanno. E lui ha detto: va bene, mettiamoci all'angolo della strada una domenica mattina e vediamo cosa succede. Mi sbagliavo, perché c'erano le code, c'era letteralmente code di persone, sono presentate più di 150 persone di tutte le età, come vedete anche dalla fotografia. E perché volevano, ci tenevano di far parte di essere parte di qualcosa, no? Ecco, qui torno al discorso che facevo prima della territorialità e dell'appartenenza. Tant'è vero che molte strade, noi per scherzo ci chiamiamo Fondaziani perché è via Fondazza, ma ogni social street trova il suo modo per sentirsi parte di, si crea, addirittura c'è chi si è fatto gli adesivi della strada, insomma, poi dopo vi faccio vedere degli esempi. Quindi da questo esperimento, così, che io pensavo che non avesse successo, ne è nata l'idea di organizzare una mostra.
ma una mostra, qui c'era una galleria d'arte famosa a Bologna che si era offerta ovviamente di ospitare questa mostra, però l'idea già di organizzarla in un contesto un po' così, insomma, con lo champagne a vedere le foto, non mi piaceva molto, non mi sembrava molto social street. Allora abbiamo detto, abbiamo un muro in fondazza, perché non usiamo quello, il fotografo. Io da pessimista quale sono, ho detto, beh, ecco, è un muro che è, diciamo, è tutelato dalla sovrintendenza, non ci daranno mai il permesso di utilizzarlo, no? Invece siamo andati a parlare con il comune conosceva un po' dell'esperienza social street, di quello che avevamo fatto, si sono entusiasmate le idee, i tecnici del comune stessi ci hanno aiutato a trovare dei modi affinché non rovinassimo il muro, quindi ci hanno dato del filo della canna da pesca e abbiamo fatto in modo che... Dopodiché c'era il secondo problema della partecipazione, appunto, perché fare delle cose così sembra una banalità, ma devi mettere in moto, insomma, un po' una struttura, e social street non è una struttura e non deve neanche esserlo, questa è la forza. Cioè tutto quello che deve venire dal basso, se c'è partecipazione, se no piuttosto non si fanno. Cioè le cose funzionano, non è l'obiettivo tanto, è come ci si arriva all'obiettivo, questo è il cuore del social street. E allora c'erano i primi problemi, no? Quindi chi stampa le fotografie, chi paga per questo? Allora noi mettevamo nel gruppo questi problemi mano a mano e vediamo se questi problemi si risolvono tutti insieme. Allora scopriamo che nel gruppo c'è una persona che lavora in una copisteria e quindi c'è della carta di recupero non bella, però si dà disponibile a farlo. Abbiamo organizzato una presentazione, ci volevano un sistema audio, no? Perché per parlare, e scopriamo che ci sono dei musicisti nella strada che hanno una strumentazione che usano per la band e ce la mettono a disposizione. Abbiamo bisogno di volontari per attaccare tutte queste foto e spuntano le persone. Allora ti rendi conto che quando la cosa è partecipata, senza avere zero euro, praticamente senza soldi, contando sulla partecipazione di tutti, riesci anche a portare avanti delle... È stato un successo, poi sono venuti più di 300 persone, e poi questa mostra è stata ospitata da una galleria per più di un mese, hanno girato un documentario su questo, beh, insomma. E quindi era un esempio, qua ce ne sono ancora altri, per esempio anche a Milano, no? Dove magari la stessa città non si presta molto, no? Per creare occasioni di socialità, perché proprio la struttura urbana della città non lo consente. Qui in un piccolo spazio, diciamo ricavato fra due strade, hanno organizzato una domenica mattina dei picnic in piedi dove ognuno portava qualcosa, insomma non era... Qua a Bologna, per esempio, questo ragazzo che è uno dei più giovani, che ha aperto una social street, che ha 19 anni, anche questo mi fa piacere, no? Che siano anche le persone di ogni età che si provano a mettersi in gioco e vedere cosa succede. Era tutto timoroso, no? Che non sapeva se le persone avrebbero, come avrebbero risposto, un ragazzo di giovane, 19 anni, timido, no? Che non sapeva neanche come... Insomma, questa foto dimostra che c'erano più di 40 persone, quindi era già tutto contento. Dopodiché, ecco, quindi queste sono tutte occasioni per creare relazioni e socialità, per lavorare insieme per qualcosa, qualcosa che dipende da singola strada, ecco perché non c'è una struttura, non c'è un'idea che si replica in tutte le strade, ogni strada ha una storia a sé, ha risorse a sé, quindi ed è bello così, no? Dopodiché si può passare anche a un discorso di virtuosità, e come avviene? Anche questo avviene nel gruppo, per esempio qua in via Fondazza cosa succedeva? Che le persone, sai, su Facebook cominciano a scrivere qualsiasi cosa, dicono la strada è brutta, non ci piace, dobbiamo fare qualcosa per abbellirla, dobbiamo mettere degli alberi, dobbiamo fare qualcosa, però rimangono dei post, no? Allora a quel punto il ruolo anche dell'amministratore, di chi apre la strada, è anche un po' cercare di far quagliare queste cose. Allora Luigi, che è il coordinatore di via Fondazza, ha detto bene, vediamo cosa possiamo fare di concreto partendo dal piccolo. E allora è venuta l'idea di queste fioriere, no? Anche questo è stato fatto a costo zero, perché nella strada avevamo un falegname, quindi il falegname ci ha messo a disposizione i pallet, una ragazza si è occupata di riverniciare tutto, abbiamo un ragazzo che lavora in un vivaio e ci ha portato un paio di piante e la terra. E la domenica mattina queste persone si sono trovate, all'inizio era un gruppo di 4 persone, parliamo, 5 persone, però si trovavano in strada e cominciavano a costruire la prima. Poi le persone si fermavano e dicono, che cosa sta succedendo qui, no? Chi siete? Siamo i suoi vicini di casa, persone che non si conoscono, e quindi cominciano. Allora la domenica dopo arrivavano altre 2 persone che volevano dare una mano e così via. Insomma ci abbiamo messo più di un mese a fare una cosa così, ma è stato bello anche qui il processo che c'è stato dietro, perché probabilmente era più facile fare una colletta di 5 euro a testa e andarla a comprare, non era quello il punto era di lavorare insieme per un progetto comune e condiviso, no?
qui lo stesso discorso, anche questa qui, questa filiabile che hanno costruito in via del Triunvirato a Bologna, in via Pitteri a Ferrara addirittura hanno fatto dei mercatini di scambio, si sono inventati una loro moneta che si sono stampati e in base a quello il pittero, che sarebbe via Pitteri, insomma, ognuno prendeva, quando portava qualcosa prendeva una moneta e così era, insomma, la moneta di scambio. Qua per esempio in via Fondazza c'è la casa del pittore di Giorgio Morandi, che era gestita dal comune, poi il comune non ha più fondi, quindi era lasciato un po' così al degrado, era una giungla, insomma, questo giardino, e allora anche qua ci sono delle persone che si sono offerte di risistemarlo, e la cosa interessante è anche chi partecipava. Di solito l'età media è medio alta, no? Siamo sui 30, 35, 40 anni, invece in questi tipi di occasioni per esempio sono venuti fuori un sacco di studenti che guardavano, che magari vivevano lì vicino, vedevano questo giardino messo male e dicevano, volevano fare qualcosa ma non si sentivano per fare il primo passo. Quando hanno visto delle persone che cominciavano a fare qualcosa, allora si sono attivate. Qua siamo in via Duse, dove c'è una strada con questo spartitraffico nel mezzo, e allora lì si sono trovati una domenica mattina e si sono messi a piantare girasoli, insomma, e lo utilizzano per fare gli incontri aperitivi, insomma, attraversano la strada e si ritrovano così. Qua siamo a Roma, quartiere Fornace, stesso discorso, no? Delle aiuole abbandonate, insomma, se ne sono occupati una domenica mattina e si sono messi a fare qualcosa insieme. Qua in via Fondazza, qui, una mamma appunto della strada ha organizzato anche visto che nella strada c'erano delle mamme spagnole, francesi, inglesi, allora dice, perché non si mettono insieme e possono magari fare delle letture in lingua per bambino, tutto gratuito ovviamente, no? Condividendo fra... E quindi sono venuti fuori anche queste idee, e da qua poi è nata l'idea, perché abbiamo scoperto che nella strada abitava il proprietario del cinema, di un cinema della strada, e allora una delle mamme diceva, ma io non vado al cinema da tanti anni, cioè tanti anni, da un anno, perché ho il bimbo piccolo e quindi non lo voglio lasciare con la babysitter, e allora qua questa mamma diceva, beh, in America ci sono esperienze dove si può andare al cinema anche con i bambini, si può allattare, ci sono i fasciatoi, no? Qui in Italia no. E questa persona, che non sapevamo che era il proprietario del cinema, ha detto, beh, facciamolo anche noi. E così è nata l'idea del Mammi Cinema. Il sabato mattina questo cinema fa proiezioni per le mamme, luci soffuse, entri con la carrozzina, puoi allattare, e quindi è un'occasione anche per socializzare fra le mamme. Oppure, per esempio, in questa strada qui siamo in via Saragozza, ci sono i gruppi di acquisti dei gas, no? Quindi c'è una persona che si fa, diciamo, prende per la social street i vari ordinativi, no? Dice, questa settimana abbiamo, le arance, le patate, così, e tutti i giovedì pomeriggio alle 6 si ritrovano in questa piazza e c'è, in occasione della distribuzione della roba che arriva perché non hanno un deposito, diventa anche un'occasione di socialità. Oppure in questa strada si lamentavano che c'erano tutti si preoccupano di pulire solo i porti, dicevano, ma è piena di ragnatele. Allora le persone dicevano, ma invece di lamentarsi, vediamo chi c'è a far qualcosa. Allora una domenica mattina 5-6 persone si sono messe insieme e hanno tolto tutte le ragnatele sotto i portici di Bologna. Quindi piccole cose. Questo è un altro evento che abbiamo organizzato, che ha avuto molto successo. Era un modo per coinvolgere anche gli anziani, cioè tutte le persone che non utilizzano i social network. E allora abbiamo pensato di organizzare questo evento cercando di andare a chiamare tutti gli anziani della strada per venire a raccontare com'era la strada nel dopoguerra, più o meno, anche prima. E allora ognuno che era su Facebook si era impegnato a dire, vabbè, nel mio condominio all'ultimo piano c'è una signora che ha 80 anni, ci vedo di parlare, la convinco. Ognuno delle persone che erano su Facebook si è incaricato di andare a contattare le persone che conoscevano, e quindi è nata questa serata, dove poi hanno partecipato più di 50 persone, e poi continueremo a fare, fra l'altro il prossimo mese ci sarà un'altra edizione, perché un sacco di queste signore che arrivavano con i propri album, quindi raccontavano le proprie storie, è stato un momento anche per mettere in contatto le vecchie generazioni con le nuove generazioni. Oggi nelle città siamo abituati a vivere in modo passivo, soprattutto nelle grandi città, magari uno ci vive per lavoro, quindi non si interessa neanche del posto dove abita, no? Social street serve anche a questo, anche riappropriazione, ma non nel senso anche fisico, anche nel senso storico
del posto dove si vive, no? Utilizzando le persone del posto. Vabbè, qui letture ad alta voce che sono state fatte in una strada via Matteotti a Bologna. Qua un'altra, ecco, anche qua proprio questa serata pakistana, perché nella strada di via Fondazzo c'è un frutto e verdura pakistano che tutti conoscono perché è lì da tanti anni, però per molti è semplicemente il frutto e verdura della strada. Allora un giorno una signora scrive nel gruppo: ma sapete che Massoud ha combattuto contro i russi in Afghanistan, è stato in guerra e mi raccontava tutta la storia, l'ho invitato a cena a casa mia per farmi raccontare. E allora questa signora, le persone rispondevano e dicevano: ma anche a me interessa, anche a me interessa. Quindi c'erano 15-20 persone che erano interessate a sapere quella persona che vedevano tutti i giorni perché andavano a comprare le cose, in realtà non era Massoud il frutta e verdura, c'era un mondo e una storia dietro. E allora è nata questa serata, una signora che aveva questo grande terrazzo nella strada ha ospitato questa serata pakistana e quindi è stato anche un modo per iniziare a conoscere e sapere chi sta attorno a te. Qua siamo a Finale Ligure, per esempio, dove anche qua si lamentavano che il centro non bisognava fare qualcosa per abbellire il centro. Allora una fioraria ha donato più di 100 vasi di margherite, quindi si sono messi una sera a mo' di guerriglia gardening a abbellire la città. Altri eventi ancora a Bologna. Qua siamo a Milano, per esempio, anche qua una piazza dove mi dicono essere un po' lasciata al degrado, a tossicodipendenza, queste cose. Allora hanno deciso di, diciamo, ritrovarsi una domenica mattina e cominciare a costruire un po' queste mini. Lì ci sono delle sedie, insomma, delle panchine fatte con dei pallet, quindi da abbellire, insomma, da fare qualcosa insieme. Questo qua invece è proprio è la festa che abbiamo organizzato in via Fondazza, proprio. Stiamo parlando di sì, 2 settimane fa praticamente, proprio per celebrare un anno della Social Street, e qui è stata veramente un'esperienza molto interessante, perché voi potete immaginare, no? Dopo il successo che abbiamo avuto su tutti i media su questa cosa, dopo magari ve ne parlo anche di questo, gli interessi sia della politica ma dell'economia ovviamente si è fatta sentire, no? Allora, visto che sapevano che ci sarebbe stata questa festa, una nota marca di automobili che doveva presentare una propria auto ha detto: vorremmo presentarla in via Fondazza, vi diamo 30.000 euro, vi chiudiamo la strada, mettiamo le macchine e voi potete fare una festa più bella del mondo. E io gli ho detto: ma avete capito che cos'è Social Street? Io, prima questo direttore marketing di Milano che mi chiamava. E lui mi risponde: ma lei ha capito che cosa le offro? E ha detto: proprio perché ho capito, mi sembra che sia inopportuno. Cioè il senso è questo. Cioè l'obiettivo era proprio far sviluppare le social street non perché ci sono i mezzi economici, perché ci sono le persone. Se no non ha senso fare trovarsi in 3 o 4 che gestiscono tutto e fanno tutto e gli altri sono passivi. Allora, all'inizio io, da buon pessimista quale sono, in generale avevo detto: beh, c'è il compleanno, non sbilanciamoci, troviamoci tutti nella piazzetta, apriamo uno spumante, facciamo la foto e finiamo lì. Quindi ho messo questo nel gruppo, però dopo le persone cominciavano a dire: ma io potrei cantare, io abito al 79 e suono questo strumento. Abbiamo scoperto che al 45 c'erano dei coristi gospel, poi c'erano dei tangheri, ballerini, una ballerina peruviana, allora, tutti volevano fare qualcosa. Allora qui cominciava a diventare un evento, insomma, queste cose di solito le organizzano delle agenzie di eventi, non un gruppo di così cittadini che non c'è neanche un capo, chissà chi decide chi, no? Quindi questa cosa un po' mi imporiva, perché dicevo: ragazzi, una cosa così, se non abbiamo almeno una 30 persone attive, ma di quelle che chi va in comune, fa il permesso, chi si occupa della parte audio, l'elettricità, tutte queste cose, dettagli, è un problema, perché poi chi ci sta dietro? Che tutti lavorano, tutti fanno altre cose, quindi questo non è un lavoro. Allora ho detto: beh, facciamo una prova, mettiamo questo post nel gruppo e vediamo, chiedendo la disponibilità attiva, chiedendo i numeri di cellulare di persone, aprendo una chat poi su WhatsApp, e dire: persone che mi davano il numero, vuol dire che il sabato mattina alle 7 tu dovevi, se c'era bisogno di andare a fare qualcosa, tu dovevi scendere in strada e fare qualcosa. Quindi quella era un po' la sfida.
Mi sbagliavo anche questa volta perché hanno risposto 35 persone, tutti volevano fare qualcosa, dagli studenti appena arrivati al pensionato. Questo mi ha molto, tutta gente nuova soprattutto, non erano i soliti 4, sì, c'erano i soliti 6 o 7 persone sicuro, quelli sono importanti. Però la cosa bella è che tutte le persone che arrivano, per esempio in via Fondazza, hanno già capito come funziona la cosa, quindi non ci sono aspettative di, non so, di ritorni economici o di avere qualcosa. Poi dopo, di questo aspetto ve ne parlo dopo, sull'economia del dono, ecco, questo ne parliamo magari dopo. Però ecco, insomma, è stato un successo perché è stato praticamente organizzato a costo zero. Il pranzo, la cena è stata offerta da Massoud, che ha preparato dei piatti pakistani, il bere è stato portato dalle persone, insomma non abbiamo speso un euro e grazie alla partecipazione di tutti è stato possibile organizzare 1 o 2 giorni di festa. Questi sono alcuni, vedi per esempio questo qui è il signore che è proprietario della copisteria, che anche lui dava una mano a portare le cose, insomma c'è stato un bel po' di lavoro. I negozianti anche loro hanno partecipato, chi ha messo fuori dei banchetti, ha offerto, cioè tutto nella spontaneità, no? Perché noi non abbiamo detto tu negoziante se ci puoi dare una mano, no, negozianti sono semplicemente dei residenti della strada, quindi abbiamo informato di questa cosa e spontaneamente, questa è stata la parte più bella, senza andare a chiedere niente, avendo capito il principio, il motore che spingeva tutto, in modo del tutto destrutturato e informale, noi non sapevamo neanche che c'era questi banchetti, per esempio, abbiamo scoperto il giorno stesso. Ecco, ora vi racconto un po', insomma, andiamo un pochino ai numeri, anche se non sono importanti, però insomma ve li racconto, queste slide non sono neanche aggiornate, vabbè, comunque ve le dico in diretta. Quindi siamo partiti con il 4 settembre del 2013 con il primo gruppo, che appunto, come dicevo, mi aspettavo una 20-30 persone. Oggi, dopo un anno, sono, come dicevo, 344, ci sono circa 25.000 persone che gravitano dentro questi gruppi e un po' in tutta Europa, in contesti anche diversi, perché anche in Brasile, per esempio, non avrei mai pensato, magari sono in contesti dove anche la sicurezza è un problema, quindi la condivisione può essere un problema, invece anche lì mi sbagliavo, perché Belo Horizonte, per esempio, è una delle social street più attive che c'è. Beh, qui ho riportato una frase di Bauman che ho ascoltato ad un convegno qualche mese fa, dove diceva appunto: abbiamo bisogno di imparare a cercare fonti di felicità e di dignità altre rispetto a quelle che richiedono un ulteriore saccheggio delle risorse del pianeta. Una prosperità durevole necessita di essere cercata nelle relazioni, nel vicinato, nella comunità. E la giornalista che era lì poi, dopo, gli ha detto, gli parlava delle social street, no? Gli parlava, io ero in sala, stavo zitto, non dicevo niente, però insomma... E lui appunto ha ribadito che secondo lui bisogna tornare a investire su queste forme di socialità per il futuro. Quindi perché si è diffuso così tanto, no? Visto che dietro non c'era né un progetto, niente? Ho provato a dare anch'io delle risposte, probabilmente... Come dicevo, adesso c'è molta più mobilità, soprattutto nelle città, no? Ci si sposta anche col precariato del lavoro che c'è, uno sta in una città un anno, poi si sposta in un'altra, poi in un'altra ancora, e quindi si vive la città in modo passivo. Alcuni antropologi hanno detto che questo è un limite per il social street, no? Perché dicono che se tu non instauri dei legami fissi con persone stabili, social street non può funzionare. Invece io sono qua a raccontarvi il contrario. Anzi, proprio la mobilità sta aiutando il social street perché fornisce nuove risorse. La parte bella è che se io domani vado via da via Fondazza, queste cose continueranno comunque, perché arrivano studenti nuovi, persone nuove che sanno che cosa sta succedendo, e questo crea nuova vitalità al processo, al progetto. Gli effetti, chiaramente... I vantaggi quali sono? Sono che quelli che i sociologi chiamano bene relazionale, cioè creare relazioni ti consente di vivere meglio, di sentirti parte di una comunità, e si parte dalle piccole cose, cioè anche io lo vedo, prima per attraversare via Fondazza, che sono 400 metri, ci mettevo 2 minuti, ora ce ne metto 40-45, però questo ti dimostra che le persone iniziano a conoscerci, non sono più dei volti, no, dei disconosciuti, iniziano a esserci delle storie dietro. Questa è un'altra storia interessante di una signora che ha letto sul giornale
di Trieste di 86 anni che aveva, abitava in via Fondazza negli anni tipo 30 anni fa e quindi aveva espresso il desiderio di, dopo aver letto, aveva visto un servizio al TG2, voleva tornare in questa strada perché lei viveva a Trieste nella solitudine più assoluta, non riusciva a socializzare, diceva via Fondazza me la ricordo come una strada sociale, diciamo così. E quindi ha mandato questa lettera, la voleva mandare a me, ovviamente non aveva l'indirizzo, l'ha mandata a questo Massoud, il pakistano, mi ha lasciato questa lettera di questa signora. E, anzi no, era indirizzata a Luigi, che è il coordinatore della strada, che aveva visto in un'intervista. E niente, praticamente questa, abbiamo scannerizzato questa lettera, l'abbiamo messa nel gruppo, perché questa signora chiedeva di poter tornare a 86 anni a vivere in via Fondazza. Allora, c'è stato tutta la strada che si è adoperato perché questa signora cercava un appartamento a piano terra perché non poteva fare le scale, cercava qualcuno che gli potesse organizzare il trasloco, che andasse a prendere tutti i mobili, insomma c'era un sacco di cose che la spaventavano in questa lettera. Abbiamo messo questa lettera nel gruppo e ogni problema posto c'era una persona che rispondeva, diceva io un camion ci posso andare una domenica e la vado a prendere. Io ci sono altre due o tre persone che vanno, io lavoro in un'agenzia immobiliare e mi occupo di guardare se troviamo una casa. Quindi dopo abbiamo chiamato questa signora e abbiamo detto signora può venire, è pronto. E a quel punto la signora si è un po' spaventata perché ha detto non se l'aspettava una cosa così, no? Ha detto beh io potrei morire domani, faccio un trasloco. E quindi alla fine ancora è rimasta là. Però non è tanto questo, il bello è sapere che comunque c'è una comunità, un qualcosa che ti aspetta, è il messaggio che era importante, no? Lei sa che comunque se lo volesse, cioè, stanno girando un documentario su questa storia che uscirà presto. Allora, i punti di forza di questo, del progetto di Social Street, beh, innanzitutto la socialità a costo zero, perché questo è una cosa, come detto, importante, cioè il non avere dei fondi deve essere una risorsa. Questo è un po' il concetto. Il non avere deve essere una risorsa. Pensare che, quindi questo, perché uno magari si spaventa, dice non ho tempo, non abbiamo un posto dove ritrovarci, non abbiamo... Uno si mette un sacco di problemi, però come potete vedere si possono risolvere. Non ci sono le sedi, noi utilizziamo o le piazze o le case delle persone, i garage, dipende, quello che la strada può mettere a disposizione. Il livello di impegni è gestibile a vari livelli, perché uno può, non è detto che deve per forza adoperarsi in strada, può anche collaborare a livello virtuale, condividendo informazioni, anche comunque quello è un contributo importante. La struttura è più o meno orizzontale, nel senso ci sono sì l'amministratore, le persone che gestiscono, che sono importantissime, però diciamo il buon amministratore, che poi è una parola brutta, noi la chiamiamo più facilitatore, diciamo, perché in realtà serve... è quello che fa un po' quagliare le cose, le idee vengono fuori, bisogna un po' indirizzarle, allora ecco, quello è il ruolo un po' che serve di chi apre il gruppo. Il senso di appartenenza e poi soprattutto che aggrega le persone senza portare avanti visioni politiche, economiche, perché sono tutte cose che dividono queste, quindi vengono lasciate fuori dal Social Street. La struttura, sono dei cittadini, volutamente non è un'associazione, perché comunque avere un'associazione vuol dire che sei un'entità inquadrabile, individuabile, gestibile, è vero che è più facile prendere fondi, bandi, ma non è questo l'obiettivo, no? È l'informalità la chiave di tutto. Si stanno diffondendo così rapidamente alla media di 2-3 al giorno proprio perché c'è questa totale destrutturazione, c'è semplicemente questa idea che vi sto parlando e le persone spontaneamente aderiscono. Ecco, un nuovo modo di vivere le città, no? Spesso sono stato invitato a parlare a un convegno sulle smart city e le città del futuro, no? Che fino a qualche anno fa si parlava di smart city soprattutto con un concetto legato alle tecnologie, no? Allora avevo fatto anche un esempio, no? Perché era questo convegno dove c'era un giovane start-upper che pensava che lanciava un'applicazione che ti consente, per esempio, se tu lui faceva questo esempio, se magari sei in casa alle 8 di sera, no? E dopo che hai trovato parcheggio sotto casa, hai girato 2 ore, ti accorgi che ti devi riuscire perché devi comprare qualcos'altro, questa applicazione è fantastica. Ti diceva dov'era il parcheggio più vicino, se volevi uscire, quando rientravi ti diceva dov'era, quindi potevi ottimizzare i tempi, no?
quando ho parlato io ho detto bellissimo, però chi ha detto che smart city, cioè una città è smart soltanto se ci sono questi nuovi strumenti tecnologici? Non è più smart sapere se, per esempio, lui faceva l'esempio, se ti finisce il latte e hai bisogno urgente del latte, e cioè, non è più smart sapere se il tuo vicino di casa ce l'ha in frigo e lo sta buttando e magari bussi? Ci siamo disabituati a questo, per far questo non c'è bisogno di app, eh? C'è bisogno di conoscere le persone. E questo è quello che sta avvenendo nei gruppi, per esempio, in tanti gruppi, per esempio soprattutto nel mese di agosto, quando le persone partono per le vacanze, ti trovi fotografie a frigoriferi aperti, ti dicono: ragazzi, io sto, c'ho un chilo di pomodori che sto buttando via, se qualcuno li vuole, ah sì certo, li prendo io. Persone che non si conoscono, persone che abitano vicino ma non si conoscono e che interagiscono in questo modo. Sì, quindi qual è l'obiettivo? Lavorare appunto sul capitale sociale. Come potete immaginare, adesso ci sono 18 tesi di laurea in corso sul social street, fra economia, sociologia, antropologia, psicologia delle comunità. È interessante, io poi ho studiato economia, quindi non so niente di queste cose, no? Quindi mi sto appassionando anch'io a questo fenomeno sociale. E un noto professore dell'Università di Bologna, con cui adesso ci scambiamo mai mail e ci confrontiamo, sottolineava l'importanza del social street come ricostruzione del capitale sociale, cioè non sono semplici relazioni, ma sono la qualità delle relazioni, questo che fa la differenza, è questo su cui lavora la social street e di tutto quello che avete visto precedentemente, secondo non schemi prefissati. Vabbè, questo l'abbiamo già detto sui beni relazionali. E, c'è l'aspetto legato, per esempio, alla sicurezza, che è anche una cosa a cui non avevo pensato, ma in molti gruppi avviene. Cioè, c'è anche un discorso di monitoraggio sociale. Questo è un post che avevo riportato su Bologna, dove appunto c'erano delle persone che in tempo reale informavano: guardate che stanno suonando a tutti i campanelli, non sono quelli del gas, come dicono... mi hanno fatto firmare delle cose, tu in tempo reale vedi che dopo un minuto tutte le persone a catena taggano altre persone, che informano altre persone, quindi tu in tempo reale sai quello che avviene nella strada. Questa cosa ha colpito molto il prefetto di Bologna, tant'è vero che mi ha ricevuto la settimana scorsa e mi ha detto, era molto contento di questo progetto, perché lui mi diceva: molti pensano che ormai per vivere meglio nelle città e quindi per sentirsi sicuri serve più forze dell'ordine, più sicurezza, più polizia. E lui mi ha detto: in realtà servono più social street, perché tornare a rivivere il territorio è la chiave di tutto. Quindi un po', insomma, era questo il messaggio. E, sicurezza sociale anche per cui, non solo per quanto riguarda la sicurezza, ma anche perché ti senti un po' parte di una famiglia allargata, cioè sentirsi a casa non solo nelle quattro mura domestiche, ma anche in strada, credetemi che è un bel salto. È un po' impagabile questo. L'appartenenza, vedi, come vedete, alcuni che si sono creati i propri adesivi, ognuno si è fatta la sua maglietta con i suoi loghi, con le sue cose, magliette ovviamente non, cioè, disegnate a mano, tutte in modo così artigianale. Addirittura qui, se andate in via Duse, trovate questi striscioni alle finestre, no? Che ti fanno vedere, che ti fa proprio, ti dice che facciamo parte di qualcosa, no? E poi, comunque, non lo dico solo io, ma c'era questo studio di un'università americana che appunto diceva che aiuta anche la salute il buon vicinato. Vabbè, ma questo non c'era bisogno che ce lo dicessero. E ora vengo all'ultima parte, che è quella invece legata alle istituzioni. Allora, chiaramente, come avete capito, l'obiettivo è quello di costruzione del capitale sociale, quindi per socializzare con i propri vicini ovviamente non c'è bisogno delle istituzioni, anche se magari spesso la politica adesso sta un po' col fiato sul collo a queste realtà, perché lo vedono anche come possibile strumento, come potete immaginare, no? Quindi, secondo me, bisogna stare molto, molto, molto attenti. Perché secondo me il giusto rapporto che ci deve essere con le istituzioni è una collaborazione, ma senza invasione di campo, cioè che ognuno faccia il suo. E magari un'amministrazione che non ostacola la cittadinanza attiva, è già molto. A Bologna, dopo vi parlo un po' di quello che sta avvenendo a Bologna,
E dall'altra parte Social Street lavora invece sulla partecipazione, fare in modo che ci siano sempre più persone, creare dei cittadini più responsabili, però mantenendo i propri ruoli. Dico questo perché molto spesso, come potete immaginare, soprattutto sotto le campagne elettorali, così, no? Insomma, si vuole un po' mettere il cappello alle Social Street, si vogliono utilizzare per... insomma, un po' il messaggio è questo. E me l'hanno detto anche in modo chiaro alcuni amministratori, mi hanno detto: in futuro noi non avremo più soldi, delle comunità che si auto-organizzano sono importanti. Insomma, il messaggio era questo. Ecco, questo secondo me è un messaggio sbagliato, perché Social Street non è questo. Magari arriva anche a questo, arriva anche a gestire i comuni, arriva a fare tutte queste cose, ma non parte da questo, perché se partisse da questo, credetemi che non ci sarebbe stata questa diffusione. Quindi i presupposti quali sono? Innanzitutto una fiducia reciproca, perché vi faccio questo esempio. Io sono stato invitato al Senato 2 settimane, 3 settimane fa, e volevano, appunto, c'era questo convegno dove si parlava, c'erano tutti i vari sottosegretari del governo, sindaci, cioè vari amministratori, e si chiedevano come le istituzioni si dovessero rapportare con queste forme non organizzate. Allora io ho fatto un semplice esempio raccontandolo quello che avviene nelle Social Street. Stiamo parlando, mi sembra, di una società di Mantova, se non sbaglio. Tutte le mattine c'è questo signore che va a correre al parco e vede che c'è una fontanella del parco che perde. Allora scrive nel gruppo, che dice: guarda ragazzi, c'è la fontana che perde, c'è una chiazza di acqua, sarà meglio chiamare il comune, no? Una signora risponde e dice: va bene, ho io il numero, ci penso io, sistemo io. Dopo una settimana questo signore, che corre tutte le mattine, riscrive: ancora non è venuto nessuno e adesso c'è un lago qua, però ho guardato, c'è solo da cambiare una guarnizione, 1 euro lo faccio io. Interviene una quarta persona che dice: non è tuo questo, non lo puoi fare, è del comune, se lo fai ti prendi una multa. È vero, perché è così, sono beni pubblici. E il signore risponde: ma il comune sono io, quei soldi che stiamo buttando sono i miei, quindi a me non mi interessa se ho un'autorizzazione o meno, cambio una guarnizione, non danneggio nessuno, penso di aiutare gli altri e lo faccio. Quindi ho concluso questa affermazione lì al Senato dicendo: questo cos'è, un cittadino attivo o un criminale? Questa è una discussione interessante, che poi ho portato anche alcuni professori che erano lì all'università, e hanno detto che queste forme di cittadinanza attiva devono... cioè Social Street lo ritengo una risorsa proprio da non incanalare o strumentalizzare da una parte o dall'altra, perché sta diventando un caso di studio anche per il diritto, per esempio. Cioè adesso oggi si pensa o sono beni pubblici o sono dei beni privati, però nel mezzo c'è un mondo ancora non regolamentato che potrebbe aprire anche nuove forme di collaborazione fra i cittadini, no? A Bologna è stato, per esempio, varato nel 2014, è stato un primo passo, per esempio. C'è un nuovo regolamento dove per la prima volta si introduce il termine di cittadinanza attiva. Cioè finora, se tu volevi gestire, per esempio, volevi ripitturare le panchine o il muro, o eri un'associazione accreditata presso il comune, se no non potevi fare queste cose. Adesso è stato creato, attraverso il lavoro anche di LabSus, il laboratorio di sussidiarietà, è stato creato questo nuovo regolamento dove le persone che vogliono prendersi in carico anche dei beni comuni possono sottoscrivere dei patti con il comune. E quindi è importante, perché è la prima volta che un'istituzione praticamente si relaziona con la cittadinanza attiva, che non è un'entità giuridica. Quindi questo è sicuramente un passo avanti. Come dicevo prima, è importante, ecco, che le istituzioni mettano a disposizione certi strumenti, però che neanche utilizzino, diciamo, troppo le Social Street per far questo. Devono lasciarle nella loro spontaneità. Parlavo con dei ragazzi di Roma che la settimana scorsa, domenica scorsa, erano al parco, si sono ritrovati e si sono messi a pulire tutto il parco vicino casa, no? E io gli ho raccontato di questa esperienza e dicevo: va, il comune di Bologna
fa firmare anche dei patti di collaborazione dove se tu vuoi gestire dei beni comuni lo puoi fare. E questa ragazza mi ha detto: ma io non lo faccio mica perché lo dice il comune, io lo faccio perché, a parte che io sto qua 2-3 mesi poi andrò via, cioè non voglio vincolarmi, è un posto, mi sento una parte che è mia, lo voglio fare, non faccio male a nessuno, perché devo andare a firmare dei contratti con l'amministrazione? Quindi questi sono un po' i limiti, no? di questi. Poi, per carità, adesso vi faccio vedere degli esempi dove invece delle società scritte hanno deciso di portare avanti questi percorsi. Questa, per esempio, è via Duse, dove loro avevano il problema di dire: tutte le comunicazioni le facciamo solo su Facebook, dobbiamo informare anche chi non ha Facebook. Allora hanno deciso di chiedere al comune questo cartello dove veniva utilizzato per i manifesti elettorali. Hanno chiesto che venisse data in gestione la social street e quindi per utilizzarlo per le comunicazioni della strada, dei cittadini che comunicano ad altri cittadini, quindi non con finalità commerciali, politiche, niente. E quindi questo è stato siglato un primo rapporto, un primo contratto, dove questi cittadini si impegnano a mantenerla pulita, in ordine, insomma sono assunti una serie di responsabilità. Questa è una delle forme che prendono le social street, non necessariamente così. Altre social street fanno le stesse cose in modo molto più informale, utilizzano per esempio delle vetrine dei negozi, alcuni negozi hanno messo a disposizione delle bacheche di sughero, viene messo lì, quindi, cioè, come potete vedere, dipende molto da singola strada, dal livello, però il messaggio che è importante, che voglio diffondere, è che le cose si possono fare in modo social street, in modo molto basico, o a crescere anche a livello di impegno, di partecipazione, ma questo a seconda delle risorse, senza che sia un modello prefissato da seguire, un pensiero, ecco. Sono tante idee. Ecco, soprattutto, qui dicevo informalità, perché mentre ho fatto vedere la foto di prima, dove c'era un contratto, un accordo, in molte social street questo è quello che avviene, questo qui sono senza autorizzazioni, senza niente, sono delle persone che si sono trovate, hanno portato delle cose, se le sono scambiate, o questa aiuola non è gestita, non c'è un accordo col settore verde del comune, sono dei cittadini che sono messi lì domenica mattina e hanno piantato dei girasoli, l'hanno fatto nell'assoluta informalità. Ecco, quindi un po' il dilemma era un po' questo, quello che vi stavo dicendo, c'è il rischio che magari se si vuole regolamentare un po' troppo la cittadinanza attiva, si rischia anche di spaventarla e di fermarla. Questa è un po' la mia paura, no? Perché capisco l'amministrazione che deve creare, insomma, sono sempre dei regolamenti, magari più semplici, quello che vuoi, ma sono sempre dei regolamenti, e come vi raccontavo, molte social street lo fanno perché si sentono liberi di far questo. E a tal proposito c'era una definizione di questo sociologo americano che si chiama Sennett, che si sta interessando alle social street, dove lui parlava nei suoi libri di collaborazione aperta e informale. Lui diceva: la nuova strada per rivitalizzare i tessuti urbani è questa, cioè collaborazione aperta e informale, dove le persone collaborano fra loro in modo orizzontale, dove non c'è nessuno che dall'alto ti cala qualcosa e ti dice cosa fare, nell'informalità, nella destrutturalizzazione, che è quello che avete visto. Quando ho letto questa sua frase, no, io avevo scritto per portargli questo progetto, ora lui sta seguendo l'evoluzione di questa cosa, perché erano le cose che lui teorizzava, ha trovato applicazione in queste, che è la forza, in queste tre parole è stata la forza e la diffusione delle social street. Finito. Allora, c'è qualcuno nel pubblico che vuole porre domande o comunque fare degli interventi sull'argomento? Prego. Una cosa, il contratto con per la scoperta, cioè di cui si di abbondanza, immagino, no? Perché ritengo che questo periodo, questi tempi in cui le notizie vere sono solo notizie di guerra, questa è una notizia grande, anche se ancora, diciamo, siamo lì per percepirla, per capire di che si tratta, perché ritengo che tante cose funzionano male o non funzionano
perché un enorme capitale umano, culturale, emozionale, surplus che possono avere le persone, per dire la cosa più banale, ci sono persone che hanno alberi da frutto che nemmeno li curano, non hanno il tempo, non sanno più gli alberi dati, e sembra che possano essere disturbati da qualcuno che dice posso andare a raccogliere quei frutti, per dire, no? E, voglio dire, siamo in una società di spreco in molti sensi, ma soprattutto di spreco culturale. Questa iniziativa tenta di recuperare, finché non verrà colonizzata, tenta di recuperare questo enorme capitale culturale che io vedo ai miei occhi, lo vedo disperso. Io sono in un paese anche piccolo, vedo che il paese va per la tangente, nonostante che ci siano tante persone forse capaci, però forse più capaci anche dell'architetto che ha fatto quella piazza, quella bella, quella brutta cosa costosissima, per dire, però questa intelligenza non è applicata, questo volevo dire. Spero che si estendano, cioè da noi in provincia di Lecce sono paesi piuttosto piccoli, meglio piccoli, no? E quindi ricordo, per me c'è il ricordo del vicinato. Il vicinato, in greco, io vengo dalla Grecia, si chiama Chedonia. Chedonia c'è il gruppo musicale, penso che l'avete sentito. Chedonia vuol dire vicinato esattamente. E quindi è una parola vecchia di 3, 4, 5 mila anni, che sta a significare appunto questi valori su cui le persone sono sopravvissute. Sono sopravvissute per secoli, per millenni, resistendo a tempi veramente brutti. Sì. E invece ci troviamo in una situazione in cui, a fronte di abbondanza di beni e anche di notizie, di cultura, di tecnologie, e la gente si deprime e ha bisogno del medico, se riesce a rimetterlo, dello psicologo, se riesce a rimetterlo in strada. Penso che questa iniziativa possa risolvere molto questa cosa. Come l'esempio di quell'anziano che voleva andare in via Fondazza. Ma a chi lo vai a dire? Io voglio andare in via Fondazza. Ma a chi lo vai a raccontare? Ecco, l'ha potuto raccontare esattamente a questa struttura. Sì. Ma infatti, guarda, la cosa curiosa che mi ha... Giusto che parliamo di notizie e informazioni, quando siamo andati sul TG1, delle 20, pensate con questa storia, no? Che ve la voglio raccontare, che magari viene da ridere se ci pensate, però è così. Eravamo proprio all'inizio, stiamo parlando dopo 2 mesi che il gruppo era aperto, c'è questa signora, c'è un ragazzo, un lavoratore nella strada, che alle 8 di sera si accorge che la lavatrice non funziona più. E il giorno dopo ha un colloquio di lavoro, quindi panico, chiede nel gruppo dov'è una lavanderia a gettoni vicina. E una risponde: no, non ci sono lavanderie a gettoni vicino. E un'altra signora risponde: ma tu dove stai? Al 74. Allora abiti nel mio condominio, non ti ho mai visto. E mi fa: vieni a casa mia e usa la mia lavatrice. È arrivata la truppa del TG1 dopo 2 giorni a fare questa intervista a questa signora che aveva offerto. E quindi la giornalista gli chiede: ma lei perché ha aperto casa a uno sconosciuto che non conosce per fare via a fare la lavatrice a casa sua? Ma perché? Ha detto è un mio vicino di casa, quindi non ho motivi per dubitare dei miei vicini. E la seconda domanda è stata: che cosa ha avuto in cambio? E lei ha detto: niente. Questo è il messaggio del Social State, questo niente che ha un valore enorme, e su questo meccanismo che si sta basando il Social Street, sull'economia del dono, che ha un valore relazionale potentissimo. Questa signora poi, dopo 4 mesi, si è rotta una gamba, lei abita al 4° piano, quando ha scritto che si era rotta la gamba e non riusciva a fare la spesa perché non c'era l'ascensore,
quando ha scritto questa cosa c'erano 20 persone che facevano a gara a chi poteva fare qualcosa per questa signora qui. Quindi potenzialmente non ha avuto niente, cioè ormai siamo abituati a pensare a una società basata sul do to des, cioè io faccio qualcosa per te e tu fai qualcosa per me, che sia tempo, banche del tempo, scambi, così. Social Street è un'altra roba ancora. Infatti penso che cioè, sai, questa è una fase che si parla di partecipazione attiva, no? Anche di rigenerazione urbana, per esempio, no? Adesso c'è un bel quartiere grande che è coinvolto in questo processo della rigenerazione urbana che riguarda, diciamo, la, sia la struttura urbana ma anche le relazioni. E c'è l'idea, però la cosa che si osserva è che non nasce da una necessità reale dei cittadini, cioè non, ma è qualcosa che viene assunto come metodologia politica di lavoro politico, affidato a operatori, architetti, che immaginano i loro progetti per le persone e li attivano sulle persone soprattutto, non con le persone, tanto che alcuni luoghi che sono stati coinvolti nella rigenerazione urbana, che sono stati pedonalizzati, hanno alterato profondamente l'economia, per esempio, dei parcheggi delle persone sotto casa loro, per cui cioè, questo quartiere che è tutto pedonalizzato, però sai come si chiama? Una zona traffico legale, no? E loro parcheggiano su questi marciapiedi, cioè, no? Nel senso che anche lì, cioè, il progettista non ha fatto i conti con la necessità reale quotidiana di dove parcheggia la macchina, no? E per cui in quello che ci ha raccontato c'è proprio l'essenza reale di un processo partecipativo, di riappropriazione della convivialità, no? Dello stare insieme, del reciproco aiuto, cioè, ma perché appunto nasce per quello che ci hai detto, dalla tua esigenza di vedere il tuo figlio che può giocare con un altro, cioè una necessità proprio anche minima, no? Semplice, che comunque mette in moto una relazione, uno sguardo comune. Ma infatti è proprio per questo, cioè è proprio la, come ho detto prima, la socialità disinteressata è stata la chiave, perché per esempio tre sere fa alza la qualità della vita. Perché anche la stampa, per esempio, comunica male questa cosa, perché anche tre giorni fa c'era un servizio sul TG2 dove parlavano della sharing economy, quindi parlavano di bla bla car, tutte queste nuove forme qui, e hanno infilato in fondo al servizio Social Street, no? Come per dire, condividiamo la babysitter. Ma non è questo. Cioè, anche la stampa non riesce a capire questa cosa, ormai si pensa, crisi economica, le persone si auto-organizzano. Non è questo il motore di tutto, non è, tant'è vero che nascono in quartieri sia ricchi che poveri, cioè non è questo il punto, non è quello, il motore di tutto è proprio questo, cioè il voler conoscere chi ti sta accanto, punto, fine, non perché ho bisogno di qualcosa, perché tanto se rientriamo in questo schema, no? Tu fai qualcosa per me, tu hai bisogno, dopo le persone cominciano a essere diffidenti, si rigidiscono, non partecipano, e l'informalità è stata... Esatto. Proprio questa necessità anche di condividere il racconto, no? Stare insieme, anche questo, sì, sì. Di conoscersi poi, no? E vedere che viene fuori, e per proprio ogni social street per questo. Forza poi la dimensione di fiducia. Sì, esatto. Ma qui c'è anche la social street di Tricasa. Di Tricasa, sì. Ah, ecco, ok, a voi non vi conosco, lei Manuela l'ha conosciuta, quindi magari non so se... Anche... Come funziona? Applicato ormai c'è una società che ha aperto subito dopo, no? Che siamo qui 200 Tu vieni qua? Va bene? Salve.
Salve, mi sentite adesso? Noi abbiamo attivato il Social Street il 27 ottobre dell'anno scorso, quindi adesso c'è il primo compleanno. La dinamica è stata quella di Federico, perché io ho letto l'articolo su Repubblica un mese dopo praticamente l'attivazione di Via Fondazza, che ho pensato che era quello che cercavo, perché io vengo da Bologna ed ero da 3 anni a Tricase, quindi ritornata nel Salento. Quindi i ragazzi della mia stessa età non sono più nel mio paese. Mi ritrovavo con nuove generazioni o generazioni molto più grandi di me, ma a parte questo il problema reale era non conoscere più il proprio luogo di nascita, no? Quindi il Social Street mi è sembrato subito un collante tra la mia vita e la vita di un paese che avevo lasciato 13 anni fa. Ho attaccato i volantini anch'io, mi hanno aiutato molto i commercianti della zona e siamo arrivati subito tipo in 2 o 3 giorni a 20-30 persone, dopodiché c'è stato un coinvolgimento fortissimo, quindi siamo arrivati quasi subito ai 100, adesso siamo più di 200. Il problema che io vedo su Tricase è in realtà che siamo forti nel senso negli eventi del paese, allora tutti sono coinvolti, c'è tantissima gente che vuole partecipare, di tutto e di più, ma quando si fanno le cose piccole nel quotidiano siamo i soliti 10 ad essere fortunati. La problematica che ho avuto io è stata quella appunto di quindi cosa vuoi in cambio? Cioè subito, nel senso, anche quando abbiamo proposto di pagare le bollette alle persone anziane mi hanno detto ma quindi vi tenete il resto? Ma cioè, non lo so, volete un tot al mese? Noi non volevamo niente, ho semplicemente detto guarda, io ho ancora 36 anni, posso andare tranquillamente a perdere il mio tempo alle poste, lei ne ha 80. È un semplice aiuto, niente di più. Quindi prima di togliere tutto questo meccanismo mentale sbagliato, ci è voluto quasi un anno. Cioè io mi sento tranquilla che loro abbiano veramente capito cosa siamo noi da pochissimi mesi. Quindi è stato un molto lento come nell'arrivare realmente a farci capire. Un'attività che è andata fortissima è stato quello di essere i turisti nel nostro stesso luogo, quindi nel gruppo per casualità facevano parte due guide turistiche. Nel gruppo c'erano due guide turistiche che gratuitamente hanno messo a disposizione il loro sapere per tutta la comunità, e quindi eravamo tantissime persone che abbiamo fatto il giro dei palazzi, delle chiese, delle strade. Ovviamente la mia strada, che è via Tempio, non è di 400 metri, è molto più piccola, quindi io ho costituito il Social Street Centro Storico Tricase, prendendo insomma tutte le stradine del centro storico, che adesso anche l'amministrazione sta facendo caso a questa Social Street, in quanto noi molte domeniche puliamo le stradine piccole, da dove non passano neanche a pulirle come amministrazione, quindi ci stanno chiedendo un aiuto, il contrario, cioè il comune sta chiedendo a noi di venirli incontro e di dire cosa va e cosa non va. Cioè noi abbiamo scoperto che in alcune strade non passano, quindi anche questa informazione è stata data al comune e poi il comune provvederà, spero, e in ogni caso noi le stiamo pulendo, quindi... Se ci sono gli altri esempi, sono state nuove, no? L'avete aperto da poco? Piazza Piazza Castello. Ah, Tocchiarolo. E da quanto? Sì, in realtà, vabbè, Tocchiarolo è anche più piccolo di Tricase, non immagina, sono 5.000 persone, siamo più o meno, ci conosciamo tutti, in realtà è un paese desertificato, non c'è più nessuno in giro. Io nell'ultimo anno ho acquisito questa bella abitudine di uscire.
uscire a piedi proprio per vedere di incontrare un po' di persone e durante magari le commissioni della mattinata, e mi sono resa conto che non riuscivo a incontrare mai nessuno. Attraversavo la piazza e non c'era nessuno. In qualsiasi orario la scegliessi, sia alle 10 di mattina, sia a mezzogiorno, sia alle 4 di pomeriggio, alle 8 di sera, nessuno. Anche tra le vie, solo poche persone. Allora ho espresso così un parere mio sulla mia pagina di Facebook, e tutte le persone di Torchiarolo hanno detto sì, in effetti è vero, trovarsi da soli in mezzo alla strada forse è una questione, come diceva anche lei Federica, che fa parte di Social Street, di tempistiche. Magari quando attraversi tu la strada, io l'ho attraversata 10 minuti prima, non ci siamo incontrate, e allora è sempre vuota questa strada, perché non darsi appuntamento così ci troviamo tutti insieme. E avevo anch'io visto così per caso l'esperienza di Social Street e mi è sembrata, diciamo, la cosa più carina da fare, proprio per non avere quel senso di organizzazione troppo ingessata, riconosciuta solo perché è un'associazione culturale o qualcos'altro. Invece la spontaneità mi è piaciuta, quindi ho pensato anch'io alla piazza perché è il centro di tutto, essendo delle strade molto piccole. E siamo da un mese, abbiamo, diciamo, aperto questa nuova esperienza, e stiamo iniziando, abbiamo fatto il primo pranzo, la prima cena sociale. Sì, abbiamo fatto, ed è stato pure un momento. Sì, sono venuti in tanti. Sì, sono venuti in tanti. Cioè è stato veramente bello, perché la condivisione del cibo, che è la cosa proprio basilare, no? La più semplice, si è rivelata in realtà il momento per stare lì ora a chiacchierare, a parlare anche di niente alla fine, cioè non c'era la pretesa di fare grandi discorsi, semplicemente il piacere di stare tutti insieme e vivere la piazza a un orario diverso da quello che di solito uno vive. Quindi siamo ancora all'inizio, dobbiamo ancora vivere queste cose, però vogliamo fare un po' di cose, soprattutto sì, vivere. Per esempio, noi abbiamo la tradizione dei punti, dei racconti delle signore di un tempo, no? Che facciamo un tempo, delle signore anziane, e pensavamo di organizzarla anche con i bambini, perché i bambini non vivono molto quella piazza, essendo molto trafficata, anche la disposizione delle banchine non è proprio ideale, perché affaccia sulla strada, non ha senso la macchina che faccio sulla strada, non dà modo di... Quindi stiamo pensando di fare delle cosette